Grazie a Dari che passano. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Un video un po' speciale qua da Miami, come potete vedere dallo sfondo. E un video molto speciale per il contenuto, come avete letto dal titolo. Quindi mi raccomando, per questo super video unico su YouTube Italia, lasciate like, condividete il video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Dunque, facciamo partire la sigla. Questo è un Mystery Tackle Box Elite. Cosa contiene? Contiene tot euro di esche da basse ed è disponibile solo in America, se non sbaglio. Io infatti che sono qua me lo sono ordinato. Questa è una scatola che ti viene inviata di roba, in questo caso da basse, dopo ci sono varie specie. Io me la sono ordinata e contiene tipo 60 euro di valore di roba da basse per... l'ho pagata 30 dollari. Quindi, worth. E dunque, procediamo all'unboxing. E giustamente, basse, andiamo con un bel square bit crankbait. Intanto che lo apro, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Che porto tanti unboxing, andatevi a vedere i vecchi video. E passate anche dai vari social che ci sono qua sotto in descrizione e guardatevi la descrizione. Andiamo ad aprire. Faccio vedere direttamente in camera, io non guardo. Intanto esce una roba. Qua sulla scatola abbiamo anche una misura per poi ripostare la foto. Allora, cos'è che è uscito qua? Your box. Ah ok, qua c'è tutto l'elenco con i prodotti e i loro costi. Allora, devo dire che ci sono cosette veramente interessanti che potrei utilizzare anche a luci, vedo qua. Allora qua abbiamo uno sticker. Questa cosa cos'è? Dibble tips tricks from MTV. Ok, sono consigli dall'azienda che spedisce queste cose. Allora, partiamo dal primo. Prima cosa abbiamo un bucktail jig. Andiamo ad aprirlo. Questo potrei utilizzarlo nei prossimi giorni. Ok, andiamo ad aprirlo. Ah, poi vedo altre cosine interessanti. Oh, quanto pesa? Bucktail jig. Non c'è scritto il peso, no. Abbiamo un bel gighetto colorazione naturale, bianco, bianco-nero, bello juventino. Questo è utilizzabile reali, cavedani, trote soprattutto. E anche qua in acqua salata mi tornerà molto utile. A bass non l'ho mai provato, questo ha pure due attacchi come vedete. Uno davanti per recuperi e lanci distanti, uno superiore per dei recuperi a saltelli o comunque in verticale. E... figo, lo voglio utilizzare qua in acqua salata. Secondo me potrebbe essere molto letale, perché vengono tanto utilizzati. Poi, secondo, prendiamo questo. Oh, via. Una cosa che adoro, il jackbait. Guardate che bello questo jerkbait, colorazione naturale bianco. È un 110 da mezz'oncia. Ah, adoro questa forma. Guardate che bello. Aspettate che mi segno la marca. Aspetta, vediamo quanto costa questo jerkbait. Oh, vedo così interessante comunque. Che marca è? Della Genco. 9,99 dollari. Genco versus 110, guardate che figata. Triplo amo come piace a me. Questo jerk lo utilizzerò sicuramente a bass in lago. Guardate che bello, ma anche a cavedani. 15 grammi, fantastico. Anche utilizzato a spigole, c'è una bella paletta come potete vedere. Figo, figo, figo. Very figo. Comunque, tema molto naturale. Poi abbiamo questo. Mettiamo qua perché sennò cade. Un jerkbait da luccio della Westin. Questo posso utilizzarlo a luci. Oh, che bello. Avevo proprio bisogno di un altro jerk da luci. Eccolo qua. Questo è un 10 cm da 32 grammi. È un po' piccolino rispetto agli altri jerk che ho. E ok. Beh,
è molto pesante, no? È un swim 32 ha un suspending, questo ha un bel peso, 0,5 2 metri fa, perfetto direi. Poi la colorazione è molto molto bella, colorazione naturale trota, c'ha un riflesso stupendo, guardate, cioè, se guardate da un punto non lo vedete bianco con la schiena verde, se guardate da un altro lo vedete la linea rosa qua, una figata, guarda che figo, veramente veramente utile. Questo andrò a utilizzarlo a pike, e una bellesca, veramente bella, fa anche tanto rumore in acqua. Poi cosa abbiamo? Prendiamo questo. Life Target Swim Bait. Questa è la Common Shiner. Ah, Life Target esche di qualità fantastica. Ok. Posso vedere qua? Ah, bellissimo. Questa l'andrò a utilizzare anche a Cavedani. Oltre che a Bass, ha un amo singolo che è nascosto alla pinna per essere anti-hanga. E volendo, ha reali questa. Ha reali. Questa ha reali, secondo me fa danni. Qua sotto ci si può mettere un'altra ancoretta, un altro amo singolo. Secondo me, mettendo un piccolo piombo, anche 5 grammi, qua gli fai fare un nuoto per andare a reali. Ma è una roba pazzesca, secondo me. Super morbida, codina naturalissima, guardate qua che roba stupenda, anche la colorazione, guardate che bella, fantastica, la voglio andare a utilizzare il prima possibile, veramente bellissima, veramente veramente figo. Poi cosa abbiamo? Prendiamo questo, abbiamo dei Rage Tail, che sono delle creature. Queste addirittura sono scentate al caffè, addirittura. Che si possono mettere, volendo, anche come trailer dei jig, Texas. Guardate qua. Colorazione molto, diciamo, non è una colorazione tipo viola, black and blue. Una colorazione abbastanza naturale, giusta per questa stagione. Non è neanche troppo grande, piccolino, questo volendo spiombato sui cavedani e sui cavedani a galla e bello piombato per andare a reali, questo fa i seri danni. Buona anche l'aroma del caffè, devo dire. La colorazione è bellina, c'ha qualche sfumatura, no. Sì, c'ha qualche sfumatura, vedete, non so se si vede, ma la luce c'ha un po' di blu, è verde. Green Pumpkin e con dei piccoli riflessi blu, guardate qua, forse così ho più possibilità di farveli vedere, veramente veramente figo. Oltre che bassa anche cavedani reali questi, volendo, e via. Poi cosa abbiamo? Cosa dovrebbe essere? È un... Allora, uno spinner bait da 14 grammi, abbastanza grande. E poi abbiamo altri due prodotti. Non ho mai visto una roba del genere. Sono serio, ragazzi. È del... Aspetta, dov'è? Yuzuri. Long cast, c'è scritto. Colorazione gambero, colorazione rosso gambero. Ma che si sgancia, ok. Ok, anche l'amo. Ok, guardate che strano, ha una piccola pallina con i rattle dentro, all'interno. La colorazione è veramente bella, piccola scartina, molto compatta come presentazione. Vado a togliere anche il tubicino. Veramente carina come esca, non ho mai visto una cosa del genere, non so neanche come lavora e come va lavorata, nel senso recuperata piano, lentamente, totale novità per me, è questa qua,
per chi volesse, fosse interessato. Fino a qua è uno spinner bait normalissimo. Dopo ci hanno fatto questo sistema con questa pallina che non ho la minima idea di come vada a funzionare in acqua, se si scuota così, se boh, ditemelo voi nei commenti, perché mai provato una roba del genere. Se qualcuno conosce mi può spiegare un po' meglio come si usa questa, lo ringrazio. E dopo sull'amo, cosa non da tutti i giorni, ha un bel attacco per metterci su la gomma, attaccarla dietro. Veramente veramente carino questo qua, 15 grammi, però molto compatto, devo dire. Sono curioso di andarlo a provare. Ok, facciamo un attimo di pulizia. Poi abbiamo le ultime due esche. Allora, tiro fuori la penultima, che sono questi worm. Quattro vermi con questa colorazione naturale, green, pumpkin e viola. Biospawn e Azostix. Sono perfetti per pescare a Wookie, anche a Dropshot volendo, e Texas. Sono veramente morbidi, ma hanno una gomma veramente, hanno una mescola veramente morbida. Sono pieni di olio, guardate che morbidi. Sono morbidissimi. C'hanno una forma veramente particolare. Vedo l'ora di utilizzarla sia basso sia reali questa. Veramente carini. Infine abbiamo questo MTB Exclusive, quindi fatto solo per stare qua dentro. Crankbait. Colorazione stupenda. È in balsa addirittura questo. Andiamo a vedere qualche caratteristica in più. 3 ottavi d'oncia. Grazie per far lavori mentre faccio i video. Veramente carino. Io adoro, ho sempre adorato crankbait così, soprattutto colorazione gambero. Guardate che veramente fatto bene. È una cosa stupenda questo crankbait. Sta sui 3-4 piedi di profondità. Giustamente è una palettina piccola, non è un deep diver. Ah, eppure è fatto a mano questo. Andiamo a vedere quanto va, viene a costare una cosetta del genere. Allora, spero mi sentiate, mi dispiace, però qua stanno frezzando qualcosa. E qua sotto passa un... Ah, tra l'altro, adesso che vado a vedere i prezzi, queste costano $3. Questa costa $13. 13. $10. Costa $9. Questo costa $3.50. Questi costano $3 pure queste. Sono 4 pezzi. Life target qua costa $10. E questo $11, questo crank. Però devo dire, ha fatto veramente bene. Non vedo l'ora di utilizzarlo in lago a basso. Guardate, gli ami, poi con questi ami rossi, guarda, mi fa impazzire come esca. Veramente veramente figo. Questa scatola me la conserverò, cercherò di portarla in Italia, che è veramente figa, voglio anche un ricordo. Guarda, due generazioni di crankbait, neanche farlo apposta. Vediamo se riuscirò a portarvele in pesca. Adesso non so quando uscirà questo video, ma ci proverò. Dunque, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, passate ai social e lasciate like, condividete il video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Come ho detto, prima possibile porterò queste esche in azione. E bisogna vedere anche quando andrò a utilizzarle e quando uscirà questo video. Dunque, per questo video è tutto. Ciao a tutti!